sono 21 piazze in tutta Italia, tutte insieme oggi, il 29 maggio. Siamo scesi in piazza perché siamo stanchi che la dignità del medico sia calpestata ogni giorno. Noi scendiamo in piazza perché siamo giovani medici che sono rimasti vittime dell'imbuto formativo, giovani medici specializzandi e specializzande che tutti i giorni lavorano e si dovrebbero formare nei nostri ospedali, giovani professionisti e medici di medicina generale. Noi quello che chiediamo è che è presente nel nostro volantino e nel nostro evento Facebook è l'azzeramento dell'imbuto formativo, un rapporto di uno a uno tra i candidati per l'ingresso nelle scuole di specialità e i posti disponibili, chiediamo una vera riforma del contratto di formazione, una valorizzazione della medicina territoriale che ha visto appunto soprattutto in quest'ultima emergenza un grave disastro e chiediamo che appunto la dignità del medico torni ad essere quello che dovrebbe essere e che molto spesso viene calpestata. Allo stesso modo anche l'altra scuola di specializzazione, ossia il corso di formazione in medicina generale, è carente da diversi punti di vista. Inoltre non è soltanto una questione di posti ma anche di tutele, perché alla fine gli specializzandi sono degli studenti e allo stesso tempo non hanno le tutele del lavoro che vanno a svolgere, un lavoro assistenziale che all'interno degli ospedali è sempre più centrale e che viene a volte svilito, come per esempio è successo a Padova con le vergognose dichiarazioni del direttore sanitario, ma che in generale in tutta Italia spesso non riceve i diritti e le tutele che gli spetterebbero. Già il fatto che noi facciamo riferimento all'università, quindi abbiamo un contratto con l'università, piuttosto che invece con le aziende all'interno di cui poi andiamo ad operare, fa sì che noi cadiamo in un grandissimo buco nero. L'università è assolutamente fondamentale da un punto di vista formativo, noi facciamo le lezioni al suo interno e il contesto universitario è necessario e deve rimanere nel contesto per la formazione medica specialistica, ma c'è bisogno di fare un passo in più in cui lo specializzando viene poi riconosciuto dalle aziende all'interno di cui opera effettivamente come a tutti gli effetti un suo dipendente, oltre che come medico in formazione specialistica. Questo è un passaggio che in molti paesi europei è già stato fatto. In Italia purtroppo siamo ancora fermi indietro. Lo specializzando a volte è un lavoratore, quando è necessario per coprire turni, per fare manovalanza, spesso e volentieri è un lavoratore. Nel momento in cui si arriva a portare i nodi al pettine diventa uno studente.